realizzata al termine di quello che è stata la prima edizione della scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico, istituita presso il Dipartimento di Farmacia della suddetta università. L'interesse verso la scuola è nato attraverso quello che è stato l'approccio al mondo lavorativo, in cui mi resi conto che il mercato era fortemente direzionato verso la ricerca di personale altamente qualificato per quanto concerne quindi l'applicazione dei dettami legislativi al fine di garantire e preservare quindi quella che è la salute umana, animale e ambientale, in seguito quindi all'impiego dei chemicals. Ovviamente si tratta di tematiche che non sono state mai affrontate in altri corsi universitari e quindi decisi appunto di colmare quelle che erano le mie lacune attraverso l'iscrizione alla scuola. Sin dal primo momento mi sono resa conto che uno dei reali punti di forza della scuola, sicuramente rappresentato dalla multidisciplinarietà delle materie trattate, dalla possibilità di interfacciarci non più soltanto con docenti universitari, ma con quelli che sono esperti del settore, che ci hanno arricchito quindi con quella che è la loro esperienza sul campo, quindi il nostro bagaglio culturale. Fondamentalmente noi specializzati quindi possiamo approcciarci e affiancare aziende produttrici, importatrici, utilizzatori a valle, nonché aziende di consulenza e quindi anche enti pubblici, in quello che risulta essere la valutazione e gestione dei rischi, quindi attraverso l'applicazione del complesso quadro normativo inerente appunto l'impiego dei chemicals, come ad esempio quindi normative orizzontali REACH CLP, ma anche attraverso l'applicazione di dettami altamente specifici derivanti dall'applicazione quindi di normative settoriali di prodotto, come ad esempio il regolamento biocidi. Un altro punto di forza a mio avviso della scuola è sicuramente rappresentato dalla possibilità quindi di mettere sul campo quelle che sono le esperienze maturate attraverso gli studi, quindi con quello che è un tirocinio formativo previsto durante il secondo anno della scuola in uno degli enti convenzionati con l'Università di Napoli Federico II, che si può trattare di aziende di consulenza multinazionali ma anche fondamentalmente pubbliche amministrazioni. E nel mio caso specifico ho svolto il tirocinio presso il Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore presso l'Istituto Superiore di Sanità con sede a Roma. Affiancando quello che il mio tutor, quindi ho potuto direttamente applicare sul campo quelle che sono le esperienze maturate nella valutazione e nella gestione dei rischi, quindi con valutazione dell'esposizione umana e relativa caratterizzazione dei rischi, concernenti quindi l'impiego di quelli che sono principi attivi e prodotti biocidi. Il tirocinio ha sicuramente rappresentato per me un importantissimo trampolino di lancio, perché si è concretizzato sin dall'immediato nella possibilità di fruire di una borsa di studio presso appunto il Centro Nazionale Sostanze Chimiche, che poi quindi si è tramutato fondamentalmente con la relativa vincita al concorso pubblico, quindi nell'assunzione col profilo di tecnologo presso il Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore. Grazie mille.